Bentornati in Memento News. Poteva mancare questa rubrica di discussione poco dopo le elezioni? Assolutamente no, perché ovviamente noi questa settimana l'abbiamo dedicata a discussioni appunto e riflessioni su quest'ultima tornata elettorale. Molto di quello che è successo era abbastanza prevedibile, alcune cose diciamo così lo sono state un po' di meno, ma adesso discuteremo un pochettino anche di questo, non solo di questo, con ovviamente Enrico Valletto, che tiene botta ogni volta qui con noi, in trasmissione. Ciao Enrico, come va? Abbastanza bene, grazie. Ok, allora Enrico, andiamo subito al punto, così a fuoco, senza stare troppo a tergiversare. La tornata elettorale ha dato dei risultati abbastanza netti. Ovviamente tutti, sulla bocca di tutti è il trionfo, la grande affermazione del partito Fratelli d'Italia, e di contro, e ne abbiamo discusso anche nei giorni scorsi con l'aiuto di Simone Spiga nella nostra puntata ibrida, che vorrei che fosse più successo, ma vabbè, questo è un altro discorso, la caduta a picco di movimenti politici come la Lega, che si è ritrovata sotto il 10%, il Partito Democratico, che ha letteralmente perso milionate di voti, tonnellate di voti, e la tenuta, strano ma vero, del Movimento 5 Stelle, che comunque incredibilmente riesce a reggere il confronto e si afferma anche discretamente. Quello che ovviamente è mancato, tu ovviamente sei anche, diciamo così, in parte in causa di questa cosa, ma per carità non per male, è ovviamente l'assenza completa nel Parlamento dei cosiddetti movimenti antisistema. Due cose quindi sono veramente sorprendenti. Uno, l'assoluta assenza di questi movimenti che non riescono a piazzare neanche un parlamentare. Tu mi dici magari invece uno sì, perché in effetti uno mi ha appena informato che uno è passato, perché in effetti uno almeno c'è, e poi ne parliamo. E poi l'enorme, incredibile percentuale di astensionismo che è arrivata al 40% e forse anche di più. Quindi un partito di maggioranza, se vogliamo, virtuale, che è quello degli astenuti, che non è stato convinto dagli slogan, dalla propaganda, dai messaggi elettorali dei vari movimenti antisistema che hanno cercato di affermarsi nel fronte del dissenso, questo partito rimane fuori, diciamo così, dalla vita elettorale, ma assolutamente dentro la vita politica e soprattutto animato da un enorme malcontento. Malcontento che ovviamente non tarderà a farsi sentire, almeno secondo me. Enrico, che vogliamo dire? Riflessioni. Allora, intanto tutte le forze che hanno partecipato al governo dei migliori, allo schifo del governo dei migliori, sono state punite. Elettoralmente parlando sono state punite, questo è poco ma sicuro. Cioè, io mi permetto di correggerti prego. Sul discorso del 5 Stelle, perché il 5 Stelle è diciamo nella percezione sarebbe dovuto sparire proprio, okay? È vero. E quindi sembra quasi che abbiano fatto chissà cosa, che abbiano tenuto eccetera, di fatto hanno fatto più o meno quello che ha fatto la Lega. La Lega nella precedente tornata ha preso il 17% circa, quindi ha preso la metà, 8,60, adesso non ricordo, comunque non è arrivata al 9. Conte e i suoi la precedente tornata hanno preso 33%, 32 fischia, e sto giro 15 fischia, quindi meno della metà. Quindi non è vero che hanno tenuto, a meno che non si desse per scontato che dovessero essere annientati o cancellati. Io in questo non ci ho mai creduto, anche perché i 5 Stelle in queste due legislature, e soprattutto con le due tornate di governo, hanno costruito un sistema di potere, nel senso che chi va poi al governo, in Parlamento o comunque in maggioranza di governo ha diritto a poltrone e a una fetta di potere, e in base a come l'esercita poi
evidentemente riesce a ottenere un riscontro che poi si trasforma in voti a livello elettorale. Questo è una cosa indubbia, ok? Perché? Perché le poltrone, perché le partecipate, perché tutta una serie di cose, anche i finanziamenti, le leggi e leggine che danno fondi un po' qua, un po' là, che magari spesso in tutto questo periodo non ci sono nemmeno arrivate come notizie, ma alla fine perché magari certi fondi sono considerati minimi rispetto a determinate spese, rispetto a una finanziaria dove si parla di miliardi di euro, una qualche decina di milioni data a questo gruppo piuttosto che a quest'altro gruppo, piuttosto che a quest'altro gruppo, stiamo parlando di briciole, quindi magari non si sta attenti, non si verifica, non si sa bene tutti i movimenti, no, a livello di bilancio, però diciamo che sappiamo bene come funzioni la dinamica delle prebende politiche ed elettorali. Dopodiché ci sono stati anche dei concorsi pubblici poco prima delle elezioni. Insomma, sono tutte manovre che servono poi per avere un certo tipo di riscontro. Quindi molti si aspettavano che sarebbero spariti, io non ci ho mai creduto, semplicemente perché penso di avere abbastanza anni per capire e conoscere quelle che sono appunto le dinamiche della politica italiana. Come in Sardegna esistono partiti che a livello nazionale non si conoscono nemmeno, però a livello locale evidentemente esercitano un certo tipo di potere, sono ben presenti in tanti governi a livello locale, amministrazioni sia di comuni che di regione, e quindi fanno girare denaro, interessi, lavori, eccetera eccetera, hanno un certo tipo di riscontro, così allo stesso modo avviene appunto a livello nazionale, con in più delle partecipate, dei posti di potere che sicuramente danno la possibilità nei vari CDA di società e di altro, sia statali che semplicemente partecipate, danno la possibilità di avere collegamenti, far girare contatti e chi più ne ha più ne metta. Quindi, ripeto, per me la Lega ha preso una legnata tanto quanto l'hanno presa i 5 Stelle. La legnata maggiore sicuramente l'ha presa Di Maio, la presa che se ne dica il PD, perché il PD ha preso un tot di percentuale, ha preso il 20 di qua, di là, di su, di giù, ma ha preso il 20 facendo il campo largo. Il PD come partito è andato male, e come ci siamo detti probabilmente anche in maniera consapevole, nel senso che adesso sembrava quasi una campagna elettorale fatta con la certezza che avrebbe vinto la Meloni, cosa che era abbastanza scontata, e sembrava quasi che il PD facesse di tutto per spingere ancora più consenso, sia nelle dichiarazioni che nella maniera di demonizzare l'avversario tipica di quella parte della politica, e di tutta risposta, insomma, il risultato elettorale è stato abbastanza forte, abbastanza importante, perché la Meloni, ricordo che la precedente tornata del 2018 aveva preso il 4,5%, qua stiamo parlando di un 24-25%, una media italiana in tutta Italia del 24%, cioè cresciuta del 20%, un po' una sorta, neanche Salvini era riuscito a fare tanto, nel senso che Salvini aveva portato dal 6-7% nemmeno al 17-18%. Quindi il partito della Meloni sicuramente è stato premiato per essere rimasto al di fuori del governo, secondo me più a chiacchiere che a fatti, perché fattualmente l'opposizione io non l'ho vista né sentita, se non qualche urletto, qualche sbraitare a orologeria in corrispondenza delle varie tornate elettorali che si sono susseguite. Però ovviamente quello che arriva poi alla gente, alle persone, è il fatto che loro dal governo sono stati fuori. E questo è un dato di fatto che nessuno può sicuramente negare. I movimenti, diciamo, di protesta
Innanzitutto sapevamo che con una divisione che evidentemente non ha fatto benissimo, ma non è scontato che sarebbe andata molto meglio, nel senso che chi fa le somme delle varie percentuali dei movimenti di Italia Sovrana Popolare, di Vita, di Alternativa per l'Italia e di Italexit dice: ah, vedi, saremmo entrati in Parlamento almeno una decina di persone, ma ricordo a tutti che proprio per esperienza politica, perché queste cose sono abituato a guardarle, che la somma delle varie percentuali di vari movimenti, quando si parla di accordi eccetera eccetera, non corrisponde mai alla somma degli stessi separati, è sempre inferiore, sempre, è una regola proprio matematica che si verifica e si è verificata ogni santa volta che c'è stata un'unione di intenti, di intenzioni tra movimenti che avevano tot, nella somma, nel momento in cui sono accordati, la somma è sempre andata a perdere. E quindi c'è sempre stata un'approssimazione per difetto e mai per eccesso. Quindi non è assolutamente scontato che unendosi avrebbero superato la soglia di sbarramento. Di fatto ognuno al giorno d'oggi si deve leccare un po' di ferite, probabilmente perché non avendo preso Alternativa per l'Italia era presente in pochissimi collegi e quindi non aveva nessunissima speranza, però Italia Sovrana e Popolare e Italexit è un po' sicuramente Vita che era un po' più presente, anche se Vita non un po' in meno collegi delle altre due, sicuramente in qualcosa non sono piaciute o non hanno dato le garanzie e la sicurezza sufficienti per convincere le persone a votare, a votarle, nonostante ci fossero comunque personalità di rilievo da una parte e dall'altra, nel senso che sia in Vita che in Italexit che in Italia Sovrana Popolare ci sono dei nomi abbastanza pesanti di persone che probabilmente hanno molti più follower a livello di social, a livello di canali Telegram e di notizie che portano avanti di iniziative rispetto ai voti che poi vengono tradotti nella realtà. E anche questo è indicativo, perché significa che comunque noi che valutiamo spesso l'italiano, il popolo che vota come capra, come ignorante, eccetera, evidentemente comunque un ragionamento alla base prima di dare il voto c'è sempre, condivisibile o no, ma c'è sempre. Sicuramente è un peccato, perché io, come sai, speravo che comunque almeno qualcuno di Italexit entrasse, come il professor Fraiese, Stramezzi, gli stessi Puzzer, Schiliro, Carlotta Chiaraluce, c'erano diverse persone che mi auguravo entrassero. Perché? Perché persone di sicuro valore, c'era anche il giornalista Amodeo. In Italia Sovrana Popolare onestamente non sapevo chi augurarmi entrasse, però almeno un Giorgio Bianchi della situazione, probabilmente più che un Rizzo onestamente parlando, più che un Toscano onestamente parlando, magari avrei preferito un Bianchi o un Gilberto Trombetta, che sono certo avrebbero comunque dato battaglia e non si sarebbero allineati comunque a quelle che sono poi le dinamiche parlamentari facilmente. Quindi di fatto quello che si evince è una Lega molto indebolita, una Forza Italia che comunque dal 14 è scesa all'8 circa, al 7,8, che non mi ricordo, quindi anche Forza Italia comunque ha perso un buon 6% grazie agli egregi ministri che ha espresso nel governo Draghi sicuramente, e al fatto di aver comunque appoggiato il governo stesso, così come tutti gli altri sono stati puniti. La Lega paga la linea di Giorgetti, che con gran faccia tosta poi mette in discussione il segretario, cioè Salvini, nel post elezioni. La linea, diciamo, la corrente
Giorgettiana, Fedriga, Zaia, Centinaio, e c'è pure qualche duna, Maroni, quella corrente lì sta adesso attaccando il segretario per il calo di consensi, quando è sin troppo chiaro che tutto sommato è proprio quella corrente che ha voluto l'appoggio al governo. Sappiamo tutti poi chi essere Giorgetti dal punto di vista politico e da dove proviene storicamente e culturalmente. Giorgetti è un montiano, perché questo è uno di quelli di quei tecnici politici che hanno scritto la parità di bilancio, il pareggio di bilancio in Costituzione ai tempi di Monti. Questo in pochi lo sanno, però lui era uno di quelli. E cosa ti vuoi aspettare da un personaggio che comunque viene da quel tipo di cultura economica e quella situazione là? Niente di più di quello che ha dimostrato, e che perché è riuscito a tenere il Ministero del Mise e ha portato avanti tutta una serie di situazioni senza mai, quasi mai obiettare nei confronti di Draghi. Quindi un tacito assenso costante e continuo che probabilmente era stato dato in garanzia iniziale per poter partecipare al governo, per non avere rotture di scatole. Di fatto comunque tutte le forze che hanno partecipato al governo Draghi sono state assolutamente punite dagli elettori, mentre Fratelli d'Italia è stata giustamente premiata, è l'unica forza che ha veramente guadagnato. Calenda e Renzi sicuramente si aspettavano una doppia cifra, ma non c'è stata. Quindi da un certo punto di vista potrebbero anche essere un pochino delusi loro, ma di fatto secondo me più di quello non potevano prendere, cioè gli è andata anche troppo bene, visto tutte le varie cose e visto anche il fatto che loro hanno sostenuto, apertamente continuano a sostenere la personalità di Draghi come importante, come un possibile partecipante e consulente del governo futuro, e chi più ne ha più ne metta. Quindi la situazione è questa, c'è di che essere soddisfatti da alcuni punti di vista, ad esempio l'esclusione di Romano, di Fiano, di un po' di personaggi, la Morani, quella della borsetta di Marca, griffata, che parlava della spesa degli italiani, che bastassero 60 euro per fare la spesa, insomma tutta una serie di personaggi che comunque allo stato attuale non vedremo più in Parlamento, però perlomeno questa è una buona cosa. E questa è una gran cosa. C'è che festeggiare. Però, sì, però di contro c'è da registrare che i volti, diciamo, quelli che hanno più peso a livello di comunicazione e hanno avuto più peso durante la pandemia, i vari Speranza, la Boldrini, che sappiamo bene che tipo di personaggio sia, tutta una serie di altri personaggi che comunque sono stati abbastanza presenti, è stato eletto anche Crisanti, vorrei dirti. Quindi Crisanti ce l'ha fatta, sì. Lo palco, mamma no. Mia. Motivo di gioia, però Crisanti ce l'ha fatta, quindi ci avremo parlamentare PD il buon Crisanti, ed ecco che appunto a parte questo festeggiare, l'esclusione di Maio, quindi un po' di gente di sicuro, ecco, un po' di pulizia è stata fatta, e questo E questo fa contenti, perché è innegabile che ci sia a festeggiare, però i vari Speranza, Boldrini e diversi altri ce l'hanno fatta i due ex segretari dei sindacati, la Furlana e la Camusso, quindi ecco, ci sono note positive e note assolutamente negative, che però servono a spiegare anche che tipo di azioni fanno e che tipo di azioni ci sono da aspettare quando si parla di sindacati, di diritti dei lavoratori, ed è perché poi la gente non, o per ovvi motivi non possa più pensare di votare
un PD che è di sinistra a poco, perché nel momento in cui due segretari dei sindacati principali italiani si candidano dopo un periodo del genere, quindi dopo una serie di licenziamenti, raffica, crisi generale del mondo del lavoro, delle imprese, delle società, chi più ne ne metta, un calo degli stipendi o comunque un blocco degli stipendi rispetto a quelli che sono invece i costi della vita che aumentano di continuo giorno dopo giorno, ecco, voglio dire, anche l'utilità dei sindacati stessi, direi che se è per portare i segretari di volta in volta a turno in Parlamento a far politica, allora che svestissero si svestissero di questa difesa, questa aurea di difesa dei lavoratori, e dicessero chiaro che sono dei tentacoli dei partiti politici o dei tentacoli della politica. Almeno lo sappiamo, ognuno poi prende le sue decisioni e via. Però ecco, ripeto, credo che di vincitore onestamente ci sia solo, esclusivamente tra i vincitori ci sono solo Fratelli d'Italia. Tutti gli altri hanno preso una bella legnata, come giusto che fosse. Il problema adesso sarà poi tutto del governo che arriverà, perché comunque ovviamente la Meloni non ha la forza necessaria per governare da sola e dovrà sottostare a quelli che sono ricatti, non lo so, può essere, accordi, probabilmente, secondo me litigheranno abbastanza e dovrà sottostare comunque o trovare un compromesso con Forza Italia, con anche Lupi e Totti e con Salvini per riuscire a formare il governo. E non sarà una cosa semplicissima, perché comunque in ogni momento in cui salterà o magari qualcuno dovesse essere richiamato all'ordine da qualcuno di sovranazionale, quindi qualche lobby economica, qualche personaggio particolare all'esterno che dovesse richiamare all'ordine qualcuno tra Lega, e quindi mi riferisco alla corrente di cui parlavo prima, o Forza Italia, che invece sono tutti uguali, lo sappiamo bene ormai, visto che il capo è Tajani, più europeista e convinto europeo di Tajani credo che difficilmente ci sia. Ecco, se qualcuno di questi dovesse essere richiamato all'ordine, sicuramente i numeri che sembrano molto netti verrebbero messi assolutamente in dubbio, perché in Senato credo che la differenza sia di poche decine tra l'uno e l'altro schieramento. Chiaro, e ovviamente chiaro. La maggioranza, che sia una corrente della Lega una parte, che sia tutta Forza Italia, ok, poi i conti andranno fatti assolutamente, perché poi il governo rischia di andare sempre sotto e non poter minimamente lavorare alla fine, se non vengono seguite determinate regole. Ovviamente. E non si trova giusto questo. Ovviamente, infatti questa due cose secondo me, sì, prego. Fatto casino. Sì, vabbè, queste sono due cose mi sovvengono ascoltando le tue analisi, ovvero il fatto che uno, il dissenso che si è tradotto comunque sia in astensionismo non è ovviamente stato rappresentato da queste persone, anche perché durante la campagna elettorale, breve ma non solo, anche prima della campagna elettorale, sono verificate delle cose, molte cose dal punto di vista della comunicazione, degli schieramenti, che secondo me hanno scoraggiato molti elettori potenziali del movimento del dissenso a aderire a questi partiti, in qualche modo votarli. I casi eclatanti secondo me sono quelli, per esempio, di Dalexit, il discorso di Putzer, che da un po' di punto in bianco decide di candidarsi, dopo aver detto che aveva firmato col sangue una dichiarazione in cui evitava di, cioè, non aveva mai cercato una candidatura politica, della Schiliro, che all'inizio era parte di questi movimenti, e poi però idea di inizio, all'inizio di vita, all'iniziativa del Venere di Cerà, che aveva un flop clamoroso, creando ancora più divisione. Poi possiamo anche dimenticare da altri punti di vista, non mi dimentico certo delle altre liste, Francesco Toscano, che comunque sia con certe sue uscite o certi suoi trascorsi non ha aiutato molto, diciamo, la causa del dissenso. Poi se vogliamo passare a Rizzo, assolutamente, per carità, poi sì, assolutamente, poi vado avanti, non mi fermo mica, ce n'è anche per vita, dottor Stefano Montanari, scienziato validissimo, che non si capisce per quale motivo, proprio poco prima della campagna elettorale, tira fuori una affermazione completamente sballata sull'articolo 92, se non sbaglio, del codice penale, che punisce
che punisce il pubblico ufficiale che orienta o induce il voto, un voto particolare, o scoraggia il voto nei cittadini, una cosa che non c'entra assolutamente niente con l'astensionismo, che è una scelta più che legittima. Quindi, cioè, uscite, sparate da un po' da tutti i movimenti. Poi c'è stato un attacco frontale nei confronti di chi aveva dichiarato che probabilmente sarebbe astenuto, cioè A parte Zoc quello, sì. ha palesemente insultato chi, pubblicamente in un post chi aveva detto che sarebbe astenuto. Giorgio Bianchi è stato in un paio di post lo stesso durissimo con fare molto altezzoso nei confronti dello stesso di chi aveva detto che si sarebbe astenuto. Paragone ha fatto un video dove non ha insultato, però è stato esagerato secondo me nello spingere, nel dire che non era la cosa giusta. È stato molto esagerato, l'ho trovato assolutamente fuori luogo. Insomma, c'è stato Sì. questo invito allo stesso modo, perché poi sicuramente questo rientra, il discorso che vi facevo di Montana rientra in tutta questa situazione qua. E quindi anche il fatto di essere attaccati o essere trattati da ignoranti o da cattivi cittadini perché non si va a votare. Cioè, io ho avuto un paio di discussioni, pur non essendo uno favorevole all'astensionismo, con persone su Facebook che dicevano addirittura, cioè un delirio, dicevano: ah, chi non va a votare non deve né parlare né lamentarsi né dire più niente. Chi non va a votare, io fosse per me, controllerei la scheda elettorale e toglierei la possibilità di partecipare a concorsi pubblici o cose del genere, perché non funziona così, non è solo un diritto, è un dovere, è una responsabilità civica. Cioè, io mi devo mettere a discutere certe cose con gente che ragiona così. Cioè, Chiaro, capisci? chiaro. Le Ovviamente risposte sono no. altrettanto pesanti, nel senso che Ovviamente ormai, no. Ma vedi? lo dice la legge quello che possiamo e non possiamo fare. Assolutamente. Astenersi è un diritto e come scelta va rispettata, giusta, sbagliata, poi ognuno ha la sua idea. Per me, io non sono a favore, però la rispetto. Chi non va a Assolutamente. votare? Votare perché probabilmente anziché dare la colpa agli altri, chi è invece nel gioco e quindi si mette a disposizione, si mette in gioco, dovrebbe chiedersi perché non è riuscito a convincere quelli che fino a un po' di tempo prima si cercava di smuovere e si voleva convincere ad andare a votare, perché il giochino, il ragionamento, perlomeno a parole, è sempre stato: ah, c'è un 40% che si vuole astenere, bisogna convincere questa gente. Allora dopo tu non puoi pensare di convincerla insultandola o trattandola come una cretina perché pensa di astenersi. Se non vuole votare è perché l'offerta evidentemente non la convince, non la convince per niente. E quindi il problema è il tuo, non è il loro, in Certo, automatico. ovviamente, ovviamente, Dopodiché sì, è una cosa più che legittima. ma assolutamente. Dopodiché chi parla di chi delira di cose tipo concorsi pubblici, la mia risposta è stata invece in una chat dove c'era un po' di gente, ho detto: raga, cioè, ma non fatevi nemmeno leggere, non fatevi neanche vedere queste cose, perché cioè, siete quelli che protestavate per il Green Pass e poi vorreste introdurre una sorta di lo stesso di passaporto per fare i I concorsi concorsi, pubblici. eh sì, Quello infatti. c'è già, quello c'è già. Perché c'è già, nel senso che uno che deve fare concorsi pubblici, se è una persona onesta, la fedina penale pulita, può farli, altrimenti no. Mi chiederei invece, prima di andare a cercare queste cose sul voto, perché voi che fate questi discorsi, non pretendiate dai vostri possibili eletti e candidati lo stesso tipo di trasparenza, nel senso, quando in Parlamento non ci potranno andare condannati o drogati. Okay? Gente che fa uso di droga, perché non gli fanno manco il narcotest per andare, invece tu per fare un concorso pubblico, fare il bidello, ti fanno un mazzo così, ti controllano 3 generazioni di parentela, eccetera, 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 perché questo è, quando i parlamentari, il Parlamento, non saranno esenti da questi controlli, quindi saranno come tutti gli altri cittadini che partecipano ai concorsi pubblici, potete fare eventualmente anche questo tipo di discorso. Fino ad allora,
Io consiglierei di evitare, anche perché insomma non è che vai a protestare per il Green Pass e poi pretendi che per uno che per un suo sacrosanto diritto previsto dalla legge non va a votare, gli devi togliere il diritto di lavorare o di partecipare al concorso pubblico, siete fuori di testa. No, infatti ecco, non ha senso, è una cosa che non c'entra, non ha senso di essere, ma poi il dissenso poi si è coagulato intorno a gruppi, personaggi, punti di riferimento che con questi hanno reclamato comunque un ruolo attivo nella protesta che c'è stata in questi ultimi 2 anni, un ruolo attivo preso, cioè avuto a ragione. Parlo di personaggi come Andrea Colombini, Ornella Mariani, oppure Michele Giovagnoli, persone comunque che hanno animato le piazze in questi ultimi 2 anni per quella protesta e che sono fatte testimonial di questo movimento dell'astensionismo consapevole. Della serie, l'astensionismo comunque sia una forma di risposta a dei momenti politici che non ci rappresentano, e questo è quanto. Quindi queste persone hanno orientato questo dissenso in maniera importante e adesso si ripropongono di continuare quel lavoro di piazza che è stato fatto finora. Da un certo punto di vista è stato un segnale molto forte, perché comunque sia ha fatto capire che la gente sa, la gente ha capito e non ha più voglia di farsi fregare ed è molto molto scontenta. E la piazza potrebbe diventare ancora più bollente nei mesi a venire, anche visto quello che sta per succedere almeno a livello economico. Quindi i personaggi rappresentanti di questi movimenti politici, dopo aver fatto questa serie di figuracce, perché di figuracce si tratta, avrebbero tutto l'interesse a riapportarsi nella situazione, diciamo, di dialogo con la piazza vera e propria, senza organizzare le piazze proprie, perché in effetti abbiate pazienza, ma io le ho viste. Ho visto i comizi elettorali di questi partiti, mi dispiace tanto, ma si trattava proprio di comizucoli, di piazze semivuote dove parlavano a quattro gatti, ed era una cosa veramente imbarazzante, mentre intanto le piazze vere e proprie, quelle dove la gente andava a protestare in maniera del tutto non ideologica, ma in maniera sincera, perché ovviamente voleva un riscatto civile, le piazze erano piene. Poi ovviamente sono state infiltrate, sono stati magheggi da parte dei servizi per cercare di disinnescare questa cosa, e secondo me i servizi hanno lavorato anche per creare i presupposti per una serie di liti e di disgregazioni all'interno del fronte del dissenso, perché i servizi segreti fanno anche questo, non è mica uno scandalo, da che mondo è mondo lo fanno, l'ho sempre fatto, lo faranno sempre. Non è una cosa strana, è ai tempi della polizia zarista che si fanno queste cose, quindi non è che stiamo parlando di cose strane. Però ovviamente c'è un fronte importante che è rappresentato da queste persone che non sono andate a votare, ed è un fronte energico. Il giorno che arriverà un movimento politico o una serie di personaggi che gli vogliono proporsi a livello politico, che avranno la forza e la coerenza di dire: oh, signori miei, io faccio questo, mi propongo di fare questo, sono nella piazza, non intendo di accedere di un millimetro ai miei principi, allora le persone voteranno in massa per questa persona. Ma il problema è, e lo hanno posto diverse persone anche questa, come si fa a cambiare il sistema usando le regole del sistema? Il DM è sempre quello. Se tu sei in un sistema dove il livello politico è tale per cui tu non puoi cambiare delle cose utilizzando le regole di un sistema politico che è profondamente corrotto, che senso ha farsi leggere per entrare in un Parlamento dove comunque sia non riusciresti ad agire? E questo è quello che sono poste molte persone a livello di quesito, e hanno risposto: non ha senso votare per andare a portare dei rappresentanti in un Parlamento che comunque sia rappresenta un sistema che non può essere cambiato se non radicalmente, e da lì la scelta di astenersi. Quindi anche lì è un discorso anche sistemico sulla politica che sta andando, secondo me, a morire. La libera democrazia sta avendo una profondissima crisi, però dalle crisi possono avere anche opportunità, l'opportunità magari di creare un fronte di persone che sinceramente vogliono cambiare veramente il sistema, però senza passare al sistema stesso. Quindi potrebbe esserci una svolta da questo punto di vista. Certo è che adesso ovviamente ci si trova con un governo rappresentato dalle forze che ha descritto poco fa Enrico, un governo che però non si sa quanto durerà, anche perché sappiamo perfettamente che dal punto di vista del partito, diciamo così, uscente, il vincitore uscente, c'è un pesante condizionamento. Ci sono due pesanti condizionamenti: uno è quello a livello europeo, perché l'Unione Europea comunque sia insiste con ovviamente mantenere la sua cappa di controllo sull'Italia, e il secondo ovviamente è la nostra ambogliana americana, che ci vuole assolutamente fedeli, allineati,
specialmente in questo momento in cui si è in forte conflitto con la Russia. Il problema è che entrambe queste alleanze, queste, no, chiamiamole sudditanze, che è meglio forse, sono esattamente il contrario di quello che serve all'Italia per potersi mantenere a galla. Perché entrambe queste alleanze sono deleterie e foriere di danni incommensurabili all'economia. Cioè, seguire queste alleanze in tempi medio-lunghi, direi più in tempi medi, ci porterà alla disfatta totale. Quindi, Enrico, forse sì. È una domanda che deve porsi anche la prossima ministra, cioè quanto può durare il mio governo, a chi devo dare retta, devo venire al padrone o devo fare qualcosa di diverso, come la vedi? A me sembra che si siano già ampiamente dichiarati, che non me ne ha già parlato di fare le cose secondo quelli che sono gli accordi europei, non ha dato nessun segnale di rottura da questo punto di vista, e molti dicono ma mica poteva, non può, prima, bla 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 bla. Di fatto bisogna vedere anche cosa dirà Mattarella della lista dei ministri, perché ovviamente anche ci sono tante cose da sistemare. Sappiamo che il buon presidente ha messo bocca più di una volta sulla scelta dei ministri, quindi questo sappiamo che comporta determinate cose. Dopodiché vuole scegliere lui, faccia prima scegliere lui. Quelli devono essere quelli che dice lui, in alcune posizioni dovrebbero essere quelli che dice lui, questa è stata la volontà e l'indicazione fino ad oggi. Premesso che adesso con questo governo il presidente, visto che la seconda elezione, dovrebbe fare un sacrosanto favore, è una cortesia, ovvero rassegnare le dimissioni e cambiare aria possibilmente, visto che non è sicuramente espressione Mattarella di questo governo e di queste elezioni. Cioè, non credo che la gente, il voto manifestato così rappresenti un Mattarella Presidente della Repubblica, e quindi una persona che dovrebbe essere garante della Costituzione, dello Stato, dovrebbe avere l'intelligenza, il buon senso e anche il rispetto per le istituzioni, e visto che è stato incaricato per la seconda volta, adesso che sono cambiate le cose, farsi da parte. A parte questo discorso qua, bisogna mettere due cose. La Meloni da sola purtroppo non può governare. Dico purtroppo perché sarebbe messa veramente alla prova, ok? Se potesse governare da sola, si potrebbe vedere se effettivamente certe cose, che almeno alcune cose che dice, sarebbe davvero intenzionata a mantenerle, oppure sono solo chiacchiere da campagna elettorale. Dall'altra parte, invece, la coalizione che ha vinto queste elezioni ha dentro di sé Forza Italia e la Lega, appunto, che insieme valgono comunque un 16% come numeri, ma per come è fatto lo Rosatellum corrispondono i parlamentari presi a molte di più della somma, delle percentuali, ok? Perché c'è un premio maggioranza, c'è tutta una serie di cose, ci sono i maggioritari, gli uninominali, insomma, chi più ne ha più ne metta. Comunque, la questione è delicata, perché Forza Italia sappiamo essere molto ondivaga su tante cose. Berlusconi ha dichiarato già a prime elezioni che Forza Italia doveva fare parte di un governo europeista, che se no si sarebbero fatti fuori da soli. Tajani, nemmeno conosciuti i risultati definitivi, ma vedendo solo la tendenza delle cose come stavano mettendo, ha avuto un'uscita della serie. Forza Italia è fondamentale per la vittoria del centrodestra. E anche questo è un avviso ai naviganti, ovvero che comunque bisogna cercare un compromesso e di rispettare degli accordi, trovare degli accordi e rispettarli, perché sennò Forza Italia è pronta ad abbandonare la nave. E ovviamente tutto questo non tranquillizza di sicuro la Meloni, cioè non è facile. Certo che no, certo che perché no. Ovviamente qua, ecco, si torna anche nella Lega, la corrente di cui parlavo prima, Giorgetti, Zaia, Federica, Centinaio e compagni, anche quella è qualcosa o qualcuno da cui ti puoi aspettare di tutto, come era stato a suo tempo, non so se ti ricordi, Bossi per il governo Berlusconi.
improvvisamente si era tirato fuori, facendo Sì, cadere il tasto. mi ricordo, mi ricordo. Hai detto la parola magica, Bossi, perché stavo per dire una cosa. Mi riferivo al fatto che la Lega ormai sta cercando di riparare all'enorme danno fatto, e per bocca appunto di Maroni, che ha aperto, diciamo così, una crisi interna al partito, vogliono a tutti i costi tornare, diciamo, a cercare di tornare, diciamo, alle origini della Lega, ecco, un momento di protesta nei territori. Eh Si sa. sì. Il fine di questa cosa potrebbe, cioè, o meglio, la conseguenza di questa cosa potrebbe anche essere un rinnovato vigore antisistema della Lega, almeno per salvare le facce, e questo potrebbe mettere in seria difficoltà il governo neonato diciamo, del centrodestra, perché allora quando la Meloni dovesse iniziare a seguire o ricoprire a seguire l'agenda Draghi, o ovviamente allinearsi ai diktat, che quindi quelli che sono gli alleati occidentali, Stati Uniti in primis, ovviamente potrebbe incontrare la ferma posizione di una Lega che sta cercando di rifarsi una verginità in termini di contestazione. E questo creerebbe un grosso problema. E per me questo potrebbe essere, anzi sarà, la causa principale della caduta di questo governo, che secondo me non durerà più di 2 mesi, 3 mesi esagerando. Non lo so, io adesso di azzardare tempistiche non me la sento, nel senso che poi davvero dipende da tantissimi fattori. Quello che noto io nelle dichiarazioni della Meloni, assolutamente in linea con l'atlantismo totale, con la situazione internazionale, con tutta una serie di cose, e anche quello che sta succedendo di contro in altri paesi, vedo che la Germania, ad esempio, stanzia 200 miliardi per il rincaro delle bollette, quindi creando di fatto uno scudo per famiglie e imprese, dando una mano. Vedo che l'Inghilterra, la Premier appena arrivata, ha promesso, e non solo promesso a questo punto, il congelamento delle bollette per 2 anni. E poi vedo invece il nostro nuovo Ponzio Pilato, la nostra Premier in pectore Meloni, che dice che bisogna votare il Parlamento europeo, visto che si votava sulla questione energia, eccetera, che aveva fiducia che il Parlamento europeo sarebbe stato attento a queste esigenze, a questi bisogni, e avrebbe votato e sarebbe fatto avanti con delle proposte. Ecco. Quindi già questo, secondo me, Indicativo. dà l'idea, è indicativo, perché la Germania non aspetta niente e nessuno, se ne fotte, mette sul piatto 200 miliardi per aiutare i Poi cittadini. Parlamento europeo un paio di ciufoli. Ogni paese sta andando per conto suo, Germania, Inghilterra, li citi tu. La Francia, per Assolutamente. poter investire e poter comunque proteggersi da questa crisi energetica, ha tagliato le forniture di energia all'Italia. Quindi di cosa stiamo parlando? Quale Unione Europea? Ogni paese sta facendo il cavolo suo. Mai stata l'Unione Europea, non c'è mai stata, questo è dato di fatto. E quando c'è stata è stato per fare danni, cioè intervenendo sui settori lavorativi in maniera pesante, sulla austerità in maniera pesante nei confronti delle nazioni, soprattutto quella italiana, e sul discorso della moneta. C'è stata evidentemente un'esagerazione, ecco, questo è senza Certo, ombra di dubbio, perché certamente. l'euro di fatto allo stato attuale sta letteralmente implodendo. Ovviamente non è solo questione di implosione, è questione di particolare, il particolare alla Guicciardini, il particolare, no? Che ogni nazione sta perseguendo per proprio conto, sta facendo le cose per le quali è importante agire con la politica, ovvero fare i interessi della propria nazione, e lo fanno a maggior ragione i membri dell'Unione Europea. Allora, mentre stiamo parlando, c'è una manifestazione, questa è una nota diciamo, nota, diciamo, di background, di fronte a casa mia, da dove sto registrando, con Enrico, una manifestazione di fronte all'Agenzia regionale del lavoro, l'ASPAL, manifestazione, presidio fatto dagli idonei al concorso, che hanno passato il concorso appunto per entrare a lavorare all'ASPAL, quindi concorso pubblico per l'Agenzia delle Politiche per il Lavoro,
che non sono ancora stati inseriti nei quadri, quindi stanno manifestando ovviamente giustamente per poter essere, insomma, ascoltati, perché a tutt'oggi non hanno ricevuto la possibilità di poter iniziare il lavoro presso l'ASPAL, quindi sono prigionieri della burocrazia. Se riesco anche a leggere il cartellone ve lo dico, così vi do anche una informazione in più, perché è un po' lontano, devo controllare. Allora, il cartellone dice, testuali parole, allora, idonei ASPAL, prigionieri di una graduatoria. Non siamo numeri, siamo persone, quindi in pratica sono ancora prigionieri della burocrazia e non riescono, diciamo, ad avere quello che gli spetta, un posto di lavoro. Giusto, certo. Per tornare al discorso di concorso di cui parlavamo prima, Enrico. Esatto. Chiusa la nota di background, se può interessare questa cosa. Comunque, questo è il discorso. Quindi, fondamentalmente, ogni paese sta facendo il cavolo suo, e questo, secondo me, per ora la mia ipotesi, che questo governo non durerà molto, anche perché, a mio avviso, la Meloni non ha la minima intenzione di governare seriamente. Si è trovata in una situazione che, secondo me, è stata anche un pochettino indotta, perché ovviamente hanno fatto tutto in massa il suo partito, che comunque è sempre stato un partito di opposizione, ma secondo me non hanno la minima attitudine a governare in maniera seria. Perché gli altri ce l'avevano? Assolutamente no. Il problema è che questi... No, ma siamo d'accordo. Infatti, quello che penso io è che in realtà gli altri governi stavano seguendo l'agenda Draghi, che in realtà è l'agenda del World Economic Forum e dell'Unione Europea, bla bla bla, quindi erano governi d'agenda, quindi lì c'era poco da, purtroppo c'era poco da fare. Questo governo si propone di essere un governo politico, anche se dice che vuole essere continuità. Sì, la paura di questi individui, paura fondatissima, è che non ci sia più spazio per poter istituire governi tecnici di un certo tipo di agenda, anche perché vedo il buon nonno banchiere in direzione della NATO, senza alcuna intenzione di continuare ad avere incarichi qui in Italia. Non ha nessuna intenzione di andare avanti con incarichi politici in Italia, sta mirando a tutt'altra cosa in termini internazionali, lo vuole fare perché ovviamente si reputa talmente bravo da non aver accettare più incarichi di governo in un singolo paese. Quindi, caduto il paravento, caduto, diciamo così, la tutela, che era quella comunque sia di un parafulmine importante come Mario Draghi, questi si ritroveranno nella palta fino al collo, per la semplice ragione che non potranno più creare governi tecnici d'agenda in grado di poter reggere quello che sarà l'urto economico e sociale di quello che sta arrivando. Mi dispiace dirlo, ma l'urto sarà bello grosso. Quindi a piantarci su un muro a 300 all'ora. Sì, il famoso muro a 300 all'ora, ormai è diventato un classico di questa trasmissione, il muro a 300 all'ora. Quello che dico io è che questo governo in questo momento non ha secondo il mio modesto parere, non sanno neanche loro come girarsi, perché non possono fare un'azione politica decente, perché hanno 50.000 pressioni. La stessa Meloni è iscritta e frequenta l'Aspen Institute, e lo abbiamo ribadito diverse volte anche grazie alla collaborazione, alla testimonianza di Davide Rossi. Di cui fa parte... C'è la lista, Enrico. Sì, papà. Etta, cioè, quella gente. Sì. Centro-sinistra. Anche. Quanti ne voi ce ne sono? La lista è lunga. Quindi, signore e signore, stiamo parlando di persone che hanno comunque sia delle aderenze con sistemi di potere internazionali. Personaggi in questo partito che sono stati organici al potere anche di sorveglianza, perché Urso, che se non sbaglio di Fratelli d'Italia, era presidente del COPASIR. Sì. E ha fatto di tutto per cercare di garantire comunque sia lo status quo all'interno anche della comunità dell'intelligence. Assolutamente. Quindi, prima di preoccuparci dei prossimi ministri, che secondo me non saranno così, la lista dei ministri non sarà chissà quale rivoluzione, a meno che se ne arrivano i fischi dalla manifestazione, altra nota di background. Sono parecchio arrabbiati qua, sì, quindi per la prima volta riusciamo anche a darvi un contributo su una manifestazione che avviene sul suolo regionale, ecco, una volta tanto. Dopo le famose manifestazioni di piazza degli ultimi 2 anni, insomma, potevano venire anche loro a manifestare, già che c'erano. Quindi si sente anche il megafono che arriva, insomma, dalla protesta, che è vibrante di queste persone, giustamente mi sembra che la cosa minima. Non solo questo, ma anche il fatto che questa lista di ministri, secondo me, non sarà questo scandalo, a meno che non ci siano gli exploit incredibili, tipo Bagnai all'economia, una cosa che è una specie di illusione, un miraggio, secondo me, un personaggio del genere, che comunque
a prescindere dalle esperienze di governo, rimane un ottimo intellettuale, un ottimo economista. Peccato non averli visti all'opera in maniera più incisiva in questi ultimi anni. Peccato comunque. Delle idee buone c'erano comunque, vedere cose del genere, ma non penso che le vedremo. I ministeri chiave, e così vorrei anche poi avviarmi alla fine di questa chiacchierata, i ministeri chiave come la sanità, l'economia e gli esteri, dovranno essere comunque sia, saranno luogo di scontro, litigate incredibili tra i partiti e il Presidente della Repubblica, che vorrà ovviamente metterci bocca, come giustamente hai detto tu prima. Quindi immaginatevi la lotta che sta per avviarsi per questi ministri. E potrebbe essere proprio questa una delle cose che potrebbero inficiare, minare la stabilità di questo governo fin dall'inizio. Anche perché il Ministro della Salute dovrà fare i conti con la questione vaccinale, con la questione sanitaria, e dovrà anche prendersi tutti i colpi degli scandali, delle porcherie che stanno avvenendo a galla ora che ormai i dati scientifici stanno iniziando ad emergere. Il Ministro dell'Economia dovrà subito mettere mano, perché c'è il discorso bollette che sta arrivando e che rischia di massacrare questo paese ancora di più. Per non parlare degli esteri, con tutto il bailame internazionale di questa crisi che rischia di trasformarsi da un momento all'altro in una guerra mondiale. Quindi immaginatevi un pochettino la pressione di questa che subirà questo partito che ormai è un partito di governo. Quindi che ne dice Enrico? Guarda, io adesso credo che ci sia solo da aspettare, nel senso che davvero non si capisce bene. Tra l'altro molti giornali, di quelli che stanno rosicando tra virgolette, stanno anche propagando notizie molto che creano più confusione. Sì. Altro, no, subito era uscito il nome della Ronzulli della Sanità, che è una fesseria, è proprio una cretinata inventata così di sana pianta, riprendendo un qualcosa che è stato detto tempo fa da qualcuno in Forza Italia, ma non ha nulla a che vedere con quello che sta accadendo adesso nella formazione del governo, eccetera. Insomma, si cerca di fare più confusione possibile. È evidente che questa sconfitta non gli scende giù al PD, non scende giù alla sinistra in generale, e come al solito si cerca di buttarla in cacciara, cercando di sovvertire quelli che sono poi risultati abbastanza netti, perché finalmente saremo in grado di avere in teoria un governo votato, perché ci siamo lamentati tanto di gente che non era stata votata, non era stata eletta, non c'entrava niente, eccetera eccetera. Adesso abbiamo la possibilità di averne uno assolutamente votato e in maniera netta. Quindi ormai questa tornata elettorale, per quanto ci siano stati tanti astenuti, la tendenza e la scelta è stata netta. Si tratta solo di aspettare, perché anche in base ai nomi che verranno inseriti nei vari ministeri, secondo me si capirà subito quella che è la linea di questo governo. Senza dubbio, senso. Infatti, sì. A quella che dovrebbe essere la natura manifestata anche di Fratelli d'Italia stessa, no? Oppure se seguirà una linea solita dell'allineamento, dell'appecoronamento, come dico io, a tutta una serie di situazioni al di fuori dell'Italia, con l'atteggiamento da colonia che abbiamo a più riprese in tante situazioni abbiamo avuto in questi ultimi decenni nei confronti di alcuni stati esteri, e in base a quello poi si capirà di che morte dobbiamo morire, perché questo è allo stato attuale. Bisogna aspettare che esca il governo e poi si cercherà di capire come potrebbero andare avanti le cose, perché ripeto, il fatto di avere due alleati come Lega e Forza Italia non aiuta e non dà di sicuro stabilità a un governo di Fratelli d'Italia con gli alleati. Senza dubbio. Quindi ne vedremo delle belle le prossime 2 settimane, assolutamente. L'ultima cosa, prima di chiudere, questo è giusto per me, per parlare sempre del tema, perché è meglio non abbandonarlo mai. Mascherine. Dal 1° ottobre, finalmente, le mascherine via dai trasporti, via da
la maggior parte dei servizi, a parte le strutture sanitarie, che continuano a obbligare la mascherina per tutto il mese di ottobre. L'ultimo regalino di speranza è questo. E i tamponi anche. Prego? Continuano a obbligare a fare i tamponi per essere assistiti. Esatto. Quindi, persona che conosco ieri mi ha scritto pubblicamente nella mia bacheca: Enrico, io oggi con mio figlio disabile ho dovuto fare i tamponi per potergli fare delle visite importanti e urgenti, se no non mi facevano entrare. Ancora un altro mese di questa cosa. L'ultimo regalino di speranza prima di andare fuori dalle scatole, definitivamente, si spera. Esattamente. Anche perché io, e anche questa è un'altra ipotesi che diciamo qui mi corso di mente in un news, sospetto, immagino, ipotizzo che Speranza sarà utilizzato come capro espiatorio non appena scoppierà definitivamente il bubone su questa cosa, una volta che le coperture politiche sono venute meno. Perché se le coperture politiche sono venute meno, e sono venute meno, scoppia il bubone e bisognerà cercare un capro espiatorio. E siccome è una grande congerie, come giustamente detto Enrico, di politici che ha avallato una maggior parte di queste porcate e si tornerà in Parlamento, in qualche modo dovrà rifarsi in qualche modo la verginità. Cosa c'è di meglio di un capro espiatorio? Il capro espiatorio lì bello e pronto, non resta che utilizzarlo, e secondo me lo vedremo in questi mesi abbastanza evidentemente. Comunque, questa è una delle cose che vedremo in queste settimane a venire. Detto questo, ringrazio Enrico Balletto ancora una volta. E prima di salutarlo e salutarvi, vi do un paio di novità. Allora, settimana prossima avremo il piacere di ospitare nell'ordine Giovanni Fasanella, grande giornalista, autore di bellissimi libri sulla storia del XX secolo in Italia, sulle storie di intelligence, politica, e interessanti quindi saggi sulle influenze, le ingerenze dell'intelligence straniere nella storia politica e civile del nostro paese. Quindi parleremo con lui, anche perché sta per uscire il suo nuovo libro, quindi sarà una bellissima prima intervista, anteprima qua a Radio Ascolto Live, sarà veramente stimolante. Poi avremo il ritorno di Massimo Mazzucco, che finalmente ha rotto il silenzio elettorale, torna qui da noi per una chiacchierata, insomma, sulle ultime cose, sugli ultimi avvenimenti, col suo acuto punto di vista, sempre comunque importantissimo. E poi avremo anche il ritorno di Stefano Orsi, che tornerà qui da noi per chiacchierare sui fatti strategico-militari. Le cose si stanno muovendo anche abbastanza in fretta, e bisogna, insomma, ovviamente tenere il passo al suo indispensabile aiuto. Detto questo, ragazzi, ancora Enrico Balletto, questo era Memento News, continuate a seguirci su Spreaker, sul canale di YouTube, crescete, che ci fa piacere, e poi seguite la pagina di Facebook con gli aggiornamenti. Ho notato una cosa poco piacevole: purtroppo gli ospiti locali, i locals come si dice in gergo, riscuotono meno successo degli ospiti tra virgolette di fuori, e questo ci dispiace un po', perché in effetti il livello delle conversazioni qua, anche con gli ospiti, i collaboratori, diciamo così, residenti, ecco, se vogliamo chiamarli così, sono molto interessanti e molto articolate, quindi andrebbero secondo me valorizzate di più, ma del resto non possiamo controllare certo il pensiero delle persone. Però comunque supportateci, che va bene così. Grazie ancora, questa era Memento News, grazie Enrico Balletto, io sono Gabriele, alla prossima puntata. Ciao.